Buongiorno a tutti, grazie per aver scelto di partecipare a questa nostra sessione. Sono Maria Picci, la responsabile dell'ufficio territoriale Istat per il Lazio, il Molise e la Calabria. Inizierò con alcune indicazioni tecniche. Allora, al momento dell'iscrizione tutti quanti abbiamo dato il consenso per il trattamento dei dati e quindi questa sessione ovviamente verrà registrata, anche perché già da domani si potrà trovare questa registrazione insieme a quella della plenaria, che invece sarà pubblicata a momenti sul sito Istat Censimenti giorno dopo giorno alla pagina dedicata. Per quanto riguarda le domande, potete porle nella sezione che trovate sotto, diciamo, nella barra degli strumenti di Zoom, quella indicata con D&R, domande e risposte. Vi prego però di inserire anche il vostro nome e cognome, l'ente di appartenenza eventualmente, e anche a chi è rivolta, così da darci modo di poter rispondere puntualmente. Alla fine di tutti gli interventi cercheremo di dare risposta a tutte le domande. Nel caso non facessimo in tempo, perché siamo in forte ritardo, vi assicuriamo che comunque avrete tutte le risposte via mail nel più breve tempo possibile. Adesso vi vado a presentare i relatori di questa nostra sessione. E velocemente vi accenno ai contenuti delle loro presentazioni. Le prime due presentazioni sono a cura Istat, la prima in particolare come relatore della dottoressa Roberta Panaccione, che ci parlerà della struttura e dei comportamenti e delle strategie delle imprese. L'intervento illustrerà alcuni degli innumerevoli risultati del censimento permanente sulle imprese. Abbiamo deciso di concentrare l'attenzione sulla seconda parte del titolo dell'intervento, ossia sui comportamenti e le strategie delle imprese, perché rappresentano le novità introdotte nel questionario del censimento e perché abbiamo anche scelto di illustrare quei comportamenti e quelle strategie che, alla luce di quanto è successo nell'ultimo anno e più, hanno, come dire, un respiro di futuro e di rinascita per il paese. A seguire sarà il dottor Pasquale Binetti come relatore, e poi vedrete insieme ad altri colleghi, che invece ci parlerà della situazione e delle prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria. Con questo secondo intervento abbiamo voluto mostrare e mettere in luce la reazione che hanno avuto le imprese all'emergenza, proprio come risposta all'emergenza Covid, proprio nel periodo di maggiore difficoltà, il 2020, attraverso i risultati di due indagini speciali che sono state condotte dall'Istat appunto nel 2020 e che sono andate proprio a sondare le conseguenze della crisi sanitaria. E anche in questo caso abbiamo scelto di andare a raccontare quelle informazioni, di mettere in evidenza quelle informazioni che anche in questo caso danno, come dire, un'idea di voler ricominciare e a riprendere le attività economiche nel nostro paese. Seguirà la dottoressa Danila Sansone di Invitalia, con il quadro 2020 del sostegno alle imprese durante l'emergenza Covid attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui è responsabile. E la dottoressa ci parlerà delle possibilità di accesso ai fondi messi a disposizione dallo Stato per le imprese, illustrando anche le opportunità definite dal Temporary Framework, di cui il registro nazionale è l'espressione italiana, e ci illustrerà infine quanto è accaduto nel 2020 proprio in termini di accesso di richiesta ai fondi. Il successivo intervento, con una piccola modifica rispetto al programma, sarà della professoressa di Virgilio, che è professore associato di organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane dell'Università del Molise,
e ci parlerà delle competenze trasversali e soft skills, il futuro degli ecosistemi aziendali oltre l'emergenza. La professoressa Di Virgilio ci parlerà dell'importanza proprio dei soft skills, del passaggio all'era 4.0 e della trasversalità, dell'importanza della trasversalità delle competenze, mettendo l'accento su quali sono le possibilità di sviluppo futuro, in particolare per le piccole e medie imprese. Ci sarà poi il professor Rocco Reina, professore ordinario di organizzazione aziendale e gestione del personale del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, che invece ci parlerà del ruolo della formazione per lo sviluppo della persona e della performance organizzativa. Le parole chiave dell'intervento riguarderanno il cambiamento e la riorganizzazione necessaria per affrontare le sfide del momento, il valore della persona, quale perno dei cicli organizzativi finalizzati anche all'erogazione di valore per il territorio e la comunità, e il ruolo stesso della formazione, quale elemento di sviluppo individuale, aziendale e quindi per la società nel suo complesso. L'ultimo dei nostri relatori, ma non ultimo, sarà il dottor Flavio Ferro, titolare e Chief Operating Officer del pastificio La Molisana. È un'azienda più che centenaria, nota sicuramente a tutti noi e all'estero, che è anche espressione di uno specifico territorio a cui è fortemente legata, che ha nella qualità e nell'italianità i suoi più importanti elementi distintivi. Avremo una testimonianza diretta dell'esperienza vissuta in questo ultimo anno. Quindi, per non togliere altro tempo ai colleghi, passo subito la parola alla dottoressa Panaccione, che ci parlerà quindi della struttura, dei comportamenti e delle strategie delle imprese, dati che derivano dal censimento continuo permanente delle imprese. Prego, Roberta. Grazie, metto in condivisione la presentazione. Dovrebbe essere a schermo intero. Sì, ok. La presentazione che abbiamo preparato focalizza l'attenzione su alcuni indicatori che sono stati prodotti dal censimento delle imprese. Questi indicatori ci consentono di analizzare il comportamento, le strategie delle imprese del Lazio, del Molise e della Calabria con riferimento alle attività per la formazione, all'acquisizione di finanziamenti, all'innovazione e alla sostenibilità ambientale. Le attività di formazione non obbligatoria possono avere un impatto molto importante sulla produttività delle imprese e la rilevazione censuaria ha raccolto informazioni sulle attività che le imprese hanno svolto nel 2018 proprio in relazione alla formazione professionale di tipo non obbligatorio. Dai risultati del censimento emerge che in Italia soltanto il 38,2% ha fatto almeno un'attività formativa di tipo non obbligatorio e la quota percentuale delle imprese è anche inferiore nelle tre regioni che stiamo considerando, è pari al 36,5% delle imprese con 10 e più addetti nel Lazio, al 36,2% nel Molise, al 35% delle imprese della Calabria. I risultati del censimento sono disponibili anche a livello provinciale e questo ci consente di analizzare fenomeni, di confrontare territori e in questo caso abbiamo rappresentato nella mappa la percentuale di imprese con 10 addetti e più che nel corso del 2018 ha effettuato un'attività formativa di tipo non obbligatorio. Dalla mappa possiamo osservare che sono due
le province in cui la quota delle imprese che ha fatto questo tipo di attività formativa è più elevata, raggiunge i livelli più elevati nella provincia di Vibo Valentia, dove le imprese che hanno fatto formazione professionale diversa da quella obbligatoria sono il 38,8% delle imprese della provincia, e la provincia di Catanzaro, dove la percentuale è leggermente inferiore, il 38,7%. Ora, la rilevazione censuaria ha consentito di rilevare tutta una serie di informazioni molto dettagliate sulle attività formative, il tipo di attività, le modalità con la quale sono state effettuate le attività di formazione professionale, e in particolare i risultati ci consentono di analizzare quali sono le competenze specifiche che l'attività di formazione ha inteso sviluppare. Quindi i risultati sono molto interessanti per valutare i fabbisogni formativi che ci sono nei territori e anche le strategie delle imprese. E dai risultati emerge che 3 imprese su 4, sia a livello nazionale che nelle regioni che stiamo considerando, hanno effettuato almeno un'attività formativa volta a sviluppare le competenze operative specifiche per il lavoro. Si tratta del 76,2% delle imprese a livello nazionale e di percentuali leggermente più alte tra le imprese del Lazio e della Calabria, dove la quota di imprese che ha effettuato questo tipo di formazione supera il 78%. Una quota inferiore di imprese ha organizzato almeno un'attività formativa che ha avuto per oggetto competenze relative all'organizzazione del lavoro. Si tratta del 30,3% delle imprese nazionali e di una percentuale significativamente maggiore tra le imprese calabresi, dove si raggiunge il 44,7%. Le attività di formazione hanno avuto per oggetto anche lo sviluppo di competenze diverse, delle competenze relazionali. E i risultati del censimento indicano che nel 2018 circa un quarto delle imprese nazionali ha svolto un'attività formativa per sviluppare le competenze relazionali. Anche in questo caso la Calabria emerge rispetto alle altre regioni, perché in Calabria sono il 37,7% le imprese che hanno organizzato almeno un'attività formativa volta a sviluppare competenze relazionali. Le attività formative hanno avuto per oggetto anche lo sviluppo di competenze di tipo trasversale, come per esempio le lingue straniere, le competenze informatiche di base avanzate, la capacità di comunicare in maniera efficace e di comprendere i testi e le conoscenze matematiche di base. Ora, dai risultati del censimento emerge che le imprese si sono maggiormente impegnate nello sviluppo delle competenze informatiche, sia di base che avanzate. Con riferimento alle competenze informatiche di base, dai risultati emerge che circa un quinto delle imprese a livello nazionale ha organizzato un'attività formativa di questo tipo, il 20,1%. E anche in questo caso, in Calabria, la quota di imprese che si è impegnata in questo senso è leggermente superiore sia al valore nazionale che al valore registrato nelle altre regioni. Si tratta del 22,8% delle imprese calabresi. Dai risultati emergono anche delle differenze nei fabbisogni e nelle strategie. Per esempio, tra le imprese che hanno organizzato un'attività
formativa volta a migliorare la conoscenza di lingue straniere, né in Italia sono state il 17,8%. Nel Lazio una percentuale leggermente inferiore, pari al 16,8%, mentre tra le imprese molisane e calabresi questo tipo di attività è risultata meno diffusa, ha coinvolto il 6,5% delle imprese del Molise e il 9,3% di quelle della Calabria. La rilevazione censuaria ha analizzato anche i comportamenti delle imprese che riguardano l'attivazione di progetti innovativi, progetti che potevano consistere nell'attività di ricerca e sviluppo effettuata all'interno dell'impresa oppure acquisita all'esterno dell'impresa, investimenti che possono consistere nello sviluppo di software o di sistemi dell'analisi dei dati. Quindi tutte innovazioni che hanno un impatto molto importante sulla produttività delle imprese. Dai risultati del censimento è emerso che in Italia nel 2018 il 38,4% delle aziende con 3 più addetti ha attivato almeno un progetto innovativo. Nelle 3 regioni che consideriamo invece la quota di imprese innovatrici è inferiore, è pari al 36,1% a livello nazionale, 34,6% in Calabria, 32,5% nel Molise. Ma i risultati articolati per settore di attività economica ci dicono che le imprese innovatrici sono più frequenti in un settore, quello industriale. Il 48,1% delle imprese italiane che operano nel settore industriale ha attivato almeno un progetto di innovazione. La quota percentuale nel Molise è pari al 41,6% e al 41,5% nel Lazio. Invece in Calabria le imprese innovatrici sono risultate essere il 38,3% del totale delle imprese della regione. Ora, la rilevazione censuaria ha anche analizzato l'utilizzo da parte delle imprese di piattaforme digitali per la vendita. Si tratta delle applicazioni che consentono di azzerare la distanza fisica con la clientela, perché consentono appunto di vendere beni e servizi via web. Nel grafico abbiamo rappresentato con le barre di colore turchese la percentuale di imprese che nel 2018 ha utilizzato almeno una piattaforma digitale per vendere beni e servizi prodotti. Dai risultati del censimento emerge che il 9,7% delle imprese in Italia ha usato almeno una di queste piattaforme. Ma in Calabria la percentuale di imprese è superiore, pari al 10,9%. Inoltre il censimento ha consentito di individuare quante imprese hanno utilizzato delle piattaforme di intermediazione commerciale multisettore per vendere i beni e i servizi prodotti. In Italia si è trattato del 3,8%. Questo indicatore è stato rappresentato con la barra di colore giallo. E in Calabria invece la percentuale anche in questo caso è superiore a quella nazionale ed è pari al 5,5%. Gli investimenti in innovazione e nelle nuove tecnologie possono avere un impatto molto rilevante sullo sviluppo delle attività aziendali e il censimento ha rilevato anche questo tipo di fenomeno e in particolare dai risultati emerge che le imprese che hanno investito nell'acquisizione o lo sviluppo di software, database o servizi per l'analisi dei dati sono state il 12,2% delle imprese attive sul territorio nazionale.
Nelle tre regioni che consideriamo, la quota di imprese investitrici è leggermente inferiore. Nel Lazio, pari all'11,3%, è pari al 9% delle imprese calabresi e all'8,5% di quelle molisane. È interessante notare che i risultati del censimento... Scusami Roberta, siamo a 3 minuti. Allora andrò molto velocemente. È interessante notare che i risultati del censimento per dimensione aziendale dimostrano che la quota di imprese investitrici cresce con l'aumentare della dimensione aziendale, e i risultati per settore di attività evidenziano che le imprese investitrici sono più diffuse nel settore dei servizi, sia in Italia che nelle tre regioni che stiamo considerando. Un altro argomento che è possibile analizzare attraverso i risultati del censimento è la modalità con la quale le imprese accedono ai finanziamenti, e l'autofinanziamento emerge come la fonte primaria di finanziamento per le imprese, utilizzata da tre quarti delle imprese a livello nazionale e anche da percentuali più alte nelle tre regioni. I risultati per dimensione dell'azienda ci indicano che sono soprattutto le imprese di dimensioni minori che fanno capo soprattutto all'autofinanziamento. Sulla base dei risultati del censimento è possibile anche individuare quali sono le fonti principali del finanziamento esterno, e il credito bancario a medio e lungo termine o a breve termine rimane la fonte principale. E dai risultati emerge una cosa interessante, emerge che i finanziamenti pubblici sono una fonte di finanziamento relativamente importante soprattutto per le imprese molisane e calabresi. La quota percentuale, sebbene sia una quota residua di imprese che accedono anche a questo tipo di finanziamento, è pari quasi al doppio del livello nazionale ed è superiore anche al livello registrato nel Lazio. Le motivazioni per cui le imprese hanno fatto ricorso al finanziamento esterno sono legate soprattutto all'esigenza di procurarsi liquidità. E questa motivazione è stata espressa da oltre la metà delle imprese a livello nazionale nel Molise e in Calabria e dal 55% delle imprese del Lazio. E infine il censimento ha raccolto una serie di informazioni dettagliate sulle azioni che le imprese hanno svolto per migliorare il benessere lavorativo dei dipendenti, per contenere l'impatto ambientale delle attività aziendali, per la sicurezza. E per queste prime tre azioni che vi ho elencato, i risultati del censimento evidenziano che 3 imprese su 4 si sono impegnate in questo tipo di azioni, e che invece in Calabria la percentuale di imprese impegnate per il bene, che si è impegnata attivando almeno un'azione di sostenibilità per il benessere lavorativo, l'impatto ambientale e la sicurezza, è più elevata rispetto sia a livello nazionale che alle altre regioni, e raggiunge il 76,6% per il benessere lavorativo, il 72,9% delle imprese impegnate per contenere l'impatto ambientale e il 72,7% delle imprese invece si è attivata per la sicurezza aziendale. Le iniziative a favore del tessuto produttivo locale e di interesse collettivo sono state portate avanti da una percentuale più ridotta di imprese che comunque risulta più alta tra le imprese calabresi, che dimostrano una maggiore sensibilità e impegno appunto su tutti i temi che riguardano la sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e la sicurezza. Io mi fermerei qui.
I risultati del censimento descrivono dettagliatamente anche altri aspetti riguardo al tema della sostenibilità e invito tutti coloro che avessero curiosità di approfondire questi aspetti a consultare i report territoriali e il sistema informativo dedicato proprio ai dati, ai risultati che il censimento ha prodotto. Grazie, grazie mille Roberta. Vedremo poi con la dottoressa Sansone come va andata a finire la storia del ricorso ai fondi pubblici, alla richiesta di finanziamenti pubblici nell'ultimo anno. Do intanto la parola al dottor Binetti che invece con riferimento alle due indagini straordinarie sull'emergenza Covid ci illustrerà appunto i risultati maggiori. Faccio una brevissima premessa nel frattempo. Per quanto riguarda queste due indagini non è stato possibile scendere oltre il dettaglio regionale sia per i tempi brevissimi in cui queste indagini sono state progettate e anche per il periodo in cui sono state svolte sono tutte e due concentrate nel 2020, quindi potete anche immaginare quale può essere stata, anche se è stata non banale, la disponibilità delle imprese a rispondere. Quindi al momento riusciamo a dare soltanto informazioni a livello regionale. Lavoreremo, e stiamo già lavorando in realtà, i colleghi stanno già lavorando per cavare ancora più informazioni da tutti i dati che abbiamo raccolto. Vai Pasquale. Grazie Maria, buongiorno. Metto subito in condivisione la mia presentazione. Eccola qui. Perfetto. Si vede? Devi mettere in modalità. Ecco qui, ecco, perfetto. Allora, intanto buongiorno a tutti, saluto appunto gli altri colleghi relatori, saluto i partecipanti, saluto anche i colleghi appunto della sede che sono anche collegati, e chiaramente ringrazio tutti della partecipazione. Allora, come diceva Maria, io mi occuperò di mettere un po' l'accento su alcuni dati desunti dalle due indagini che appunto, tra l'altro, ne avete sicuramente anche visto parlare dal dottor Faramondi nella plenaria. Ovviamente i dati che ci sono contenuti in queste due indagini sono tantissimi, sono veramente ce n'è una messa enorme, quindi ho dovuto scegliere un pochino alcuni capisaldi di questa, di queste indagini per così contribuire anche intanto a incuriosire i partecipanti e dall'altro anche a dare magari spunto anche ai nostri esterni, i nostri professori che appunto saranno dopo di noi per offrirci il loro punto di vista. Allora, brevemente appunto farò un accenno sul cronogramma della crisi, conseguenze immediate dell'emergenza sanitaria nella fase 1 sull'attività, le attività delle imprese nella fase 2 e nella fase 3, ricadute dell'emergenza sanitaria sul fatturato, le procedure di precauzione adottate per il contrasto alla diffusione, gestione e politiche del personale. Vedremo come appunto l'insorgere dell'emergenza sanitaria ha impattato, a parte sulla vita di tutti noi, anche appunto sui processi organizzativi delle imprese, anche le contromisure finanziarie che sono dovute, che hanno dovuto prendere, trasformazione digitale e modifica dei processi aziendali e poi quali sono gli effetti e le strategie e le prospettive per il futuro, Ovviamente devo ringraziare i colleghi che Maria Teresa Giuliano, Simona Lazzaro, Alessandra Rodolfi e Franco Quintieri che hanno collaborato, mi hanno fornito una preziosa collaborazione nel presentare queste slide.
Do un'avvertenza generale, appunto, tutti i dati che presento sono in valore percentuale, quindi composizione percentuale sul totale del numero delle imprese per il, diciamo, per territorio, sul totale della variabile del fenomeno osservato, e volutamente li ho arrotondati per una più agevole lettura, con la solita classica, diciamo, formula fino a 5, appunto, per difetto, da 6 in poi per eccesso. Allora, una prima visione, cronogramma della crisi, per veramente sommi capi, serve soprattutto, come potete vedere, anche a collocare temporalmente le due indagini che noi abbiamo fatto, una subito, diciamo, a maggio, proprio a stretto ridosso della fine del lockdown, e un'altra in autunno, anche per vedere che cosa è successo nel frattempo, perché sapete, l'anno 2020 è stato molto costellato di situazioni, diciamo anche di che si sono alternate durante l'anno, di situazioni di chiusure e riaperture. Oddio, ancora non ne siamo usciti veramente fuori. In basso, come vedete in questo cronogramma, ci sono, come dire, collocati temporalmente anche almeno i 6 principali interventi governativi che hanno dato sostegno, o hanno tentato di dare sostegno, appunto, alla situazione delle imprese. Credo che, vuol dire, sia importante anche capire anche come le imprese hanno successivamente reagito anche in relazione a quelli che potevano, che erano un pochino gli interventi governativi a loro sostegno. Allora, un primo dato, praticamente, che cosa è successo subito, le prime conseguenze, fino, diciamo, al quando si è aperto il lockdown, in sostanza. Circa il 40, come potete vedere, circa il 40, tra il 40 e il 45% in queste tre regioni sono subito, diciamo, imprese che hanno subito sospeso la loro attività fino al 4 maggio, una percentuale ovviamente un po' più alta, diciamo, mediamente più alta rispetto a quella italiana, che è del 38%. Poi c'è stata un'altra categoria di imprese che ha inizialmente sospeso, o per, appunto, decisioni governative o per propria decisione, l'attività, ma l'hanno ripresa prima del 4 maggio. E anche qui siamo su una percentuale media tra le tre regioni, intorno al 15%, la Calabria ha una percentuale leggermente più alta sotto questo aspetto, ma sono tutte e tre misure, diciamo, valori al di sotto della media nazionale, che è del 22%. Chi non si è mai fermato, almeno, siamo intorno, appunto, a una percentuale del 38% nel Lazio, 35% nel Molise, pari la stessa misura in Calabria, e quindi in questo caso una percentuale superiore alla media nazionale. Chi invece ha sospeso e non ha ripreso dopo il 4 maggio, siamo intorno al 7-8% nelle tre regioni e nella media nazionale. Che è successo alla fine del lockdown? Circa il 40% più o meno delle imprese hanno ripreso l'attività, un po' di più nel Lazio, come vedete, il 39%, ma in Italia questa percentuale è stata più alta, del 42%. Un altro blocco, diciamo, di imprese hanno, diciamo, non si sono rimesse in moto subito, ma hanno, diciamo, preventivato di rientrare in attività entro la fine dell'anno, quindi dopo il 4 maggio, esatto, e siamo intorno al 60-65% in Calabria, la punta massima, su una media dell'italiano del 55%. Chi invece, appunto, aveva cessato, oppure non prevedeve di rientrare in attività entro la fine dell'anno, stiamo parlando di una percentuale intorno al 3%, in grosso modo, tra una punta minore in Molise del 2% e una più alta in Calabria, con una media comunque italiana che si assesta, grosso modo, su questa percentuale. Cosa invece... Adesso andiamo a vedere qual era la situazione a ottobre-novembre, quando c'è stata la seconda indagine.
diciamo il 93-95% in Molise, 91% in Calabria, 93% nel Lazio, quindi in linea con la media nazionale, erano, diciamo, sono imprese che risultavano totalmente o parzialmente aperte, ho abbinato questi due valori. Un altro 5% nel Lazio e in Calabria, un po' meno, diciamo un 1% in Molise, una media, diciamo, sulla media nazionale, era chiusa ma prevedeva comunque di riaprire. Il dramma invece sono quelle, quel 2% nel Lazio, 4% in Molise e 4% in Calabria, che invece erano chiuse definitivamente, non prevedevano di riaprire. Allora, altro aspetto che sostanzialmente diciamo è stato, viene analizzato, di cui ho cercato di cogliere alcuni aspetti importanti, sono invece le conseguenze sul fatturato. In sostanza, In sostanza sul fatturato. Allora, diciamo nella tra la prima e la seconda indagine, in sostanza si vede nettamente la differenza, diciamo, di miglior situazione, chiaramente anche frutto della riattività delle imprese. Quindi ovviamente nel primo periodo, diciamo intorno al 20% delle imprese, più o meno tra le tre regioni, sulla media nazionale del 15%, avevano, diciamo, dichiaravano di non aver avuto nessun fatturato. Ovviamente la situazione migliora decisamente nella seconda indagine, dove questa percentuale si riduce di parecchio. E rimane questa previsione, come vedete, dicembre-febbraio ha un colore diverso, che era la previsione di queste imprese diciamo sul futuro della loro situazione connessa appunto all'emergenza Covid. Devo chiedervi scusa perché io vedo, qui non riesco a vedere tutte le slide, cioè tutta la slide. Ecco qua, perfetto. Ora invece, chi invece nella prima indagine e più o meno anche nella seconda indagine denuncia una sostanziale riduzione del fatturato con, diciamo, percentuali diverse, ma comunque una riduzione, stiamo parlando di grosso modo del 60, diciamo, del 70% delle aziende. Con anche qui una prospettiva non diciamo felicissima, perché anche qui nella previsione di quello che sarebbe successo nei mesi successivi, quindi diciamo all'inizio dell'anno, più o meno questa percentuale di previsione semi negativa permane. Chi invece addirittura ha mantenuto stabile o ha aumentato il fatturato in questi tre momenti, sono circa tra il 16% nel Lazio, il 18% nel Molise, il 12% in Calabria, su una media nazionale del 14%. E le prospettive, anzi quello che si è realizzato e che si vede dalla seconda indagine, invece è molto più alto, quindi ciò sta a testimoniare che comunque la macchina nel corso dell'anno in qualche modo si è ripresa. C'è una alea di incerti che non erano in grado di dare una previsione, insomma, intorno al 15-20%. Pasquale, devi un po' velocizzare perché ti mancano 3 minuti. Sì, allora vado avanti. Queste sono, diciamo, in particolare i condizionamenti, in sostanza, che sono intervenuti, quali sono le motivazioni del calo del fatturato. Quindi abbiamo appunto la riduzione della domanda per restrizione dovuta ai protocolli sanitari, come vedete appunto le percentuali sono intorno al 60%, 60-70%, una riduzione della domanda nazionale di beni e servizi, si è contratta comunque complessivamente l'economia, e dal punto di vista anche di domanda dai mercati esteri.
su questa, diciamo, vado avanti. Quello che mi interessava, diciamo, più mettere a punto, che l'emergenza sanitaria ha costretto, diciamo, tra virgolette, come dicevo prima, la vita di tutti noi a determinate scelte, a determinati cambiamenti, ma anche quella, soprattutto quella delle imprese. E alcune misure organizzative che sono state intraprese. Come vedete, la maggior, diciamo, nella maggior parte dei casi, appunto, l'utilizzo della cassa integrazione guadagni per far fronte alla situazione emergenziale, oppure la riduzione dell'orario di lavoro, come, diciamo, potete vedere, più o meno è stata scelta anche dal 30% più o meno delle imprese. Un'altra, anche se in misura inferiore, ma il rinvio delle assunzioni che avevano già state in qualche modo preventivate. Quello che su cui volevo accendere l'attenzione è lo smart working, perché era una misura che comunque si stava già in qualche modo sperimentando e che a causa dell'emergenza sanitaria è stata, diciamo, a cui ha avuto una sostanziale accelerazione. E come sostanzialmente potete vedere diciamo, nell'indagine di maggio già si parlava di una percentuale di personale smart working del 20%. Era chiaramente più ridotta a giugno-novembre, anche a motivo della ripresa in qualche modo dell'attività. Come giudicano lo smart working le imprese? Sostanzialmente sono abbastanza ancora con un giudizio non proprio positivissimo. Infatti, come vedete, le percentuali maggiori di queste quattro possibili riflessi, diciamo, dell'utilizzo dello smart working sono sul nessun effetto. Però ci sono dei margini sicuramente interessanti, diciamo, di attenzione, tipo quello del benessere del personale. Come vedete, la maggior parte, diciamo, una buona parte delle imprese giudica, appunto, l'utilizzo dello smart working importante per questa situazione. Ovviamente l'emergenza ha costretto le imprese anche a dover far fronte a della liquidità che evidentemente non era in qualche modo prevista prima. Tra la prima e la seconda indagine, come potete vedere dal grafico a sinistra, appunto l'accensione di nuovo debito bancario, che è stata la misura più utilizzata dalle imprese, e comunque da valori importanti, diciamo, intorno al 40-50% all'inizio, appunto, dell'emergenza sanitaria, si è comunque ridotta, si è un po' contratta, ma permane comunque abbastanza significativa. Mentre per quanto riguarda i prestiti da garanzia pubblica, ne hanno usufruito, diciamo, ne hanno sostanzialmente, sono state interessate da questa misura più o meno il 40-45% delle aziende, appunto, intervistate, e circa, appunto, un po' meno, o comunque intorno all'80% di esse, l'erogazione è avvenuta per intero. Le principali motivazioni per la richiesta di prestiti, come vedete, sono, appunto, finanziare attività corrente dell'impresa, coprire costi fissi non comprimibili e coprire costi necessari per l'adeguamento ai protocolli sanitari. Però c'è ci sono imprese che ci hanno, appunto, risposto di non aver potuto richiedere i prestiti, o per un'eccessiva difficoltà hanno manifestato di accedere alle misure, oppure l'indebitamento era già troppo elevato, per cui non gli consentiva di poter aumentare questo carico.
Vabbè, questo, diciamo, questo lo possiamo saltare. L'ultima situazione che, su cui volevo porre l'attenzione, poi veramente chiudo, appunto come diciamo, dal punto di vista organizzativo le imprese, anche la pubblica amministrazione in realtà, diciamo, è la dimostrazione di questa modalità di tenere questo convegno di oggi, quelli là, lo dimostra ovviamente. Sono diciamo anche appunto, a parte i processi organizzativi, anche le trasformazioni digitali che sono sostanzialmente diciamo dovute intervenire per poter far fronte all'emergenza. Quindi come vedete c'è una parte di situazioni che erano già comunque cristallizzate prima dell'emergenza, tra le quali appunto la Calabria diciamo ha una percentuale in più e fa un po' si ricollega anche a quello che aveva fatto vedere sostanzialmente prima Roberta. 63% delle imprese calabresi già utilizzavano la fibra ottica a banda larga per la loro connessione internet, mentre le altre tre regioni insomma sono tra il 45 e il 50%. La parte invece diciamo colorata di arancione dimostra quanto invece è stata stimolata in qualche modo questa diciamo l'adozione di queste di questa di, diciamo di questo collegamento a causa della emergenza sanitaria. In questo caso il Molise che ha incrementato un po' di più delle altre regioni. Lo stesso dicasi per le imprese che appunto hanno dovuto inventarsi con le diciamo comunicazioni con il personale attraverso le videoconferenze oppure attraverso appunto infrastrutture per il lavoro a distanza. Come vedete le percentuali di incremento stimolate dall'emergenza sono molto alte. Anche la comunicazione esterna, anche se era già abbastanza come dire consolidata, però ha subito grossi, diciamo un certo ha subito un certo impulso causato appunto dall'emergenza. Pasquale, devi chiudere. Già quasi 5 minuti. Chiudo. Allora, in questo ultimo grafico sono 4 grafici a dispersione che riprendono un po' tutti questi aspetti di cui vi ho citato poco fa. Volevo chiudere semplicemente che con questa qui. Imprese che hanno adottato almeno una strategia per contrastare gli effetti della crisi, ovviamente ci sono varie strategie, appunto l'organizzazione dei processi e degli spazi di lavoro, come vedete le percentuali intorno al mediamente al 15%, produzione di nuovi beni o servizi che diciamo se in qualche modo molte aziende si sono come dire reinventate il core business della propria azienda oppure hanno dovuto modificare o ampliare i canali di vendita o hanno dovuto ricorrere anche ad una contrazione del numero dei dipendenti. Vi ringrazio. Grazie Pasquale, passo allora subito la parola alla dottoressa Daniela Sansone che ci esporrà il quadro 2020 del sostegno alle imprese durante l'emergenza Covid attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Grazie dottoressa, prego. Grazie Maria per l'invito e per l'introduzione. Spero si veda la presentazione. Sì, devi solo mettere in modalità presentazione, ma si vede. Perfetto. Dovrebbe esserci, va bene. Allora, bene, il mio intervento si propone, come appunto anticipava la dottoressa Picci, di fornirvi un quadro al 2020 del sostegno alle imprese durante l'emergenza Covid, quadro ricostruito attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. L'intervento è articolato in due blocchi. Intanto nella prima parte faccio un quadro normativo all'interno del quale sono collocate le azioni di sostegno alle imprese. In questa prima parte vi sintetizzerò le specificità della cornice regolamentare che ha caratterizzato appunto la tematica del sostegno alle imprese nel periodo emergenziale.
Una seconda parte nella quale poi vi presento un quadro informativo, quindi di carattere più quantitativo, relativo al sostegno alle imprese per come appunto restituito dal Registro Nazionale degli Aiuti. Allora, durante la fase emergenziale, già a partire sostanzialmente da marzo, dal 13 marzo, la Commissione europea si è dichiarata disponibile ad adottare un quadro di misure di urgenza, cosiddetto temporary framework, riconoscendo appunto la compatibilità di misure eccezionali e transitorie che gli Stati membri possono attivare a sostegno dell'economia, con la finalità espressa di garantire, tra le varie cose, la liquidità alle imprese. Questo quadro intanto si affianca al quadro che ordinariamente gli Stati membri possono utilizzare, diciamo, per attivare gli aiuti di Stato e rappresentando, diciamo, un carattere di maggiore flessibilità rispetto appunto al quadro ordinario. È importante precisare che la Commissione europea soltanto nel 2008 aveva adottato misure temporanee di aiuto, considerate appunto compatibili col trattato di funzionamento dell'Unione Europea. Si tratta durante il periodo, ecco, della crisi finanziaria, della cosiddetta crisi finanziaria subprime. Il quadro temporaneo è poi stato adottato ufficialmente il 19 marzo 2020, ed ha previsto in un arco temporale piuttosto breve una sequenza, quindi succedersi di una serie di comunicazioni da parte della Commissione europea, sono 5 comunicazioni, che sono intervenute a modificare la portata, sostanzialmente anche la durata del sostegno, in maniera da adeguarlo alle caratteristiche, insomma al quadro delle esigenze che emergevano progressivamente col passare, con il dispiegarsi degli effetti della crisi. Ad oggi sostanzialmente il quadro temporaneo prevede 12 categorie di aiuto che gli Stati possono utilizzare previa notifica. Le misure di aiuto devono essere i regimi di aiuto devono essere necessariamente notificate alla Commissione europea, quindi deve approvare. Questo quadro, che ha appunto le caratteristiche che vi sto illustrando, ha validità fino al 31 dicembre 2021. Ad oggi la Commissione europea all'interno del quadro ha adottato più di 500 decisioni e, per l'Italia, 40, di cui 40 per l'Italia, alle 40 poi vanno aggiunte anche altre 6 decisioni che sono relative ad aiuti, ad hoc. L'utilizzo del temporary framework presenta una serie di vantaggi. Intanto offre la possibilità di ricorrere a procedure veloci e a procedure semplificate rispetto all'iter consueto di notifica. È un quadro applicabile a tutte le imprese, quindi a tutti i settori non in difficoltà al 31/12/2019, e è un quadro ben ritagliato rispetto appunto alla portata anche temporale della crisi, allo stato attuale. Come vi dicevo prima, gli aiuti devono essere concessi all'interno del quadro, devono essere concessi entro il 31 dicembre 2021. Si tratta di un termine che è stato prorogato rispetto al termine originario, che era termine precedente al 31 dicembre 2020, e gli aiuti devono essere concessi a progetti che sono stati avviati a partire dal 1 febbraio 2020, quindi progetti collegati, operazioni implementate sostanzialmente nel periodo della crisi. Il quadro offre anche una serie, tra i vantaggi, anche una certa flessibilità e varietà, consentendo agli Stati membri di poter mettere a punto regimi di aiuto che presentano tutte le forme di aiuto, quindi contributi a fondo perduto, agevolazioni fiscali, garanzie pubbliche, finanziamenti agevolati, partecipazioni. Quindi sostanzialmente attraverso il temporary framework la Commissione ha messo a disposizione degli Stati membri una sorta di cassetta degli attrezzi
che rendendo disponibili vari strumenti da attivare a sostegno dell'economia nel contesto dell'emergenza. Vi dicevo, diverse forme di aiuto, ma anche per conseguire svariate finalità, sostegno alla liquidità, aiuti in ricerca e sviluppo, sostegno alle imprese che avevano prima difficoltà ad accedere al credito, rafforzamento del capitale sociale. 12, vi dicevo, sono le sezioni quindi in cui è articolato il temporary framework. Come vedete, nella prima comunicazione le sezioni erano soltanto 5, sono state successivamente implementate sino ad arrivare a 12, proprio nella logica che la Commissione ha adottato in questo quadro normativo di adeguarlo alle esigenze, alle evidenze che di fronte alle quali insomma ci si trovava con l'andare avanti della situazione di crisi. Quindi, riassumendo il quadro, ecco, questa è una cosa importante, si tratta di un quadro normativo che integra gli strumenti che sono normalmente a disposizione degli Stati membri per concedere aiuti di Stato, quindi un quadro aggiuntivo rispetto alle altri quadri normativi, il regolamento generale di esenzione per categoria, il de minimis, un quadro che offre il temporary framework, una vasta gamma di opzioni di intervento. Vi ho detto 12 misure di aiuto e tutte le forme agevolative possibili, è un quadro che si caratterizza moltissimo per la velocità, per i tempi rapidi attraverso i quali la Commissione europea ha adottato le decisioni di approvazione di diversi regimi notificati. Abbiamo l'esperienza diretta veramente di una velocità di intervento da parte della Commissione notevole. In pochi giorni i regimi di aiuto sono stati adottati. Dunque, le informazioni relative agli aiuti di Stato, questo per passare alla parte nella quale vi fornisco un po' più quadro informativo, quantitativo, le informazioni relative agli aiuti di Stato sono raccolte nel nostro paese, ma anche negli altri in realtà, sebbene con caratteristiche diverse, all'interno di una banca dati, il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Si tratta sostanzialmente di una banca dati che rappresenta come finalità uno strumento di controllo, quindi consente ai soggetti che concedono gli aiuti di Stato di effettuare in maniera agile e veloce una serie di controlli che sono preliminari alla concessione dell'aiuto. È uno strumento istituito, una banca dati istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Direzione Generale Incentivi alle Imprese, ed è gestita da Invitalia. L'attuale versione del Registro Nazionale degli Aiuti è in vigore dall'agosto del 2017. In versioni precedenti era sussisteva anche prima dal 2015, ma è importante sottolineare che grazie a questa strumentazione, a partire dal luglio 2020, il registro consente al nostro paese, ed era una richiesta della Commissione europea, di passare dall'autocertificazione al controllo telematico. Quindi i controlli che prima venivano effettuati dai soggetti concedenti attraverso la raccolta di dichiarazioni sostitutive di atto notorio da parte dei beneficiari, molti di questi elementi vengono ora controllati direttamente in maniera telematica. Allora, il Registro Nazionale degli Aiuti contiene l'anagrafica delle misure di aiuto, le agevolazioni de minimis concesse ai beneficiari, le agevolazioni relative agli aiuti in esenzione e agli aiuti notificati. In questa sezione si inseriscono le informazioni relative alle misure agevolate ai regimi e agli aiuti individuali concessi all'interno del temporary framework, e il registro contiene anche la cosiddetta lista Deggendorf, un elenco sostanzialmente di soggetti sui quali pende l'obbligo di restituzione di un aiuto che è oggetto di decisione di recupero da parte della Commissione europea.
Ecco, no, un'ultima cosa, le informazioni del registro sono accessibili accedendo alla sezione trasparenze open data e la banca dati sottostante al registro è scaricabile a livello micro, quindi le informazioni, tutte le informazioni sono disponibili a livello di singolo aiuto e di singola misura d'aiuto. Il registro contiene sostanzialmente, venendo al temporary framework, due tipologie di misure, quelle che sono state, quelle notificate, quindi quelle per le quali le amministrazioni centrali hanno notificato i regimi, e tutte le altre misure che sono inquadrate all'interno della cosiddetta misura quadro nazionale. Si tratta sostanzialmente di una misura ombrello che è stata notificata dalla Presidenza del Consiglio per agevolare le amministrazioni locali nel percorso, nel procedimento di notifica, quindi questa è un'ulteriore semplificazione. Veniamo ora, diciamo, alla rappresentazione di qualche dato di sintesi, qualche evidenza di sintesi fornita dal registro. Allora, intanto il registro risponde ad una prima domanda. Il temporary framework, quindi questo quadro temporaneo che ha affiancato i quadri normativi originari, è stato effettivamente utilizzato dal nostro paese, quindi è stata percepita da parte delle amministrazioni i vantaggi offerti dal temporary framework? La risposta è sicuramente affermativa, come vediamo in basso a destra, nella rappresentazione in basso a destra, il 65% degli aiuti che sono stati, diciamo, degli interventi di aiuto effettuati nel 2020 sono stati effettuati ricorrendo alle misure notificate nell'ambito del temporary framework. La tabella inoltre evidenzia nel confronto, quindi parlo della tabella in alto, evidenzia nel confronto tra il 2019 e il 2020 che sicuramente c'è stato un ricorso, quindi un assorbimento significativo un tiraggio, così si dice, insomma, in gergo un pochino più tecnico, un tiraggio significativo delle misure di aiuto da parte del nostro sistema produttivo. Come vedete, le concessioni, il numero di concessioni in termini di importo, in termini di numero di aiuto è esploso nel passaggio tra il 2019 e il 2020. In particolare degni di nota sono i valori significativi, la crescita pazzesca degli interventi a garanzia e anche dei finanziamenti agevolati. Attenzione, perché ovviamente questo quadro restituito dal registro degli aiuti fa riferimento esclusivamente agli aiuti di Stato, quindi le misure che sono inquadrate come non aiuto, penso, non lo so, alla cassa integrazione, no, di cui ha parlato prima di me Pasquale Binetti, non sono presenti nel registro nazionale degli aiuti. Nel grafico in basso a sinistra, una rappresentazione, diciamo, simile a quella che ha presentato Binetti, abbiamo sull'asse delle ascisse sull'asse temporale rappresentati i principali provvedimenti normativi che sono stati emanati dal nostro governo: il decreto Curitalia, il decreto credito, il decreto rilancio, insomma tutta una serie di provvedimenti normativi che hanno introdotto e finanziato una serie di misure agevolative. Le curve rappresentano, diciamo, il tiraggio di queste misure a valle rispetto ai diversi provvedimenti. Come vedete, insomma, la curva ocra è quella degli interventi a garanzia, che ha avuto sicuramente un grande apprezzamento da parte del nostro sistema produttivo. I contributi a fondo poi perduto sono classificati, sono evidenziati nella curva azzurra. Andiamo avanti e guardiamo invece al dettaglio regionale. Allora, qui sono rappresentate le tre regioni, Lazio, Molise, Calabria, ed un confronto con il dato nazionale. È interessante, secondo me, più il grafico in basso a sinistra, che evidenzia come a seguito degli interventi agevolativi avviati per fronteggiare l'emergenza,
emergenza, e le agevolazioni che nel 2019 a livello paese riguardavano il 7% delle imprese attive a livello nazionale sono arrivate a riguardare il 40%. Tale dato è significativamente sottostimato per la Calabria, che passa da un 8% a un 62%, ed anche per il Molise, mentre è leggermente sovrastimato per il Lazio, ma insomma abbastanza, tutto sommato, abbastanza in linea. Andiamo a guardare ora qualche dato per forma giuridica. Vediamo nel grafico a sinistra che le società a responsabilità limitata sono la forma giuridica che ha ricevuto a livello nazionale la maggior parte degli aiuti per importo e per numero, con una dimensione media tra l'altro degli aiuti significativa. Le società per azioni a seguire, in questo caso gli aiuti sono di una dimensione media senz'altro maggiore. Guardando invece la distribuzione, diciamo il grafico a destra, il grafico a destra, il grafico regionale, che rappresenta invece, che ci dà evidenza della situazione delle tre regioni in confronto alla situazione nazionale, vediamo che in tutte e tre le regioni gli incentivi hanno beneficiato maggiormente le imprese di piccola dimensione, in maniera anche più significativa rispetto al dato nazionale. I beneficiari di grande impresa sono presenti in Lazio, diciamo più rispetto alla situazione nazionale, però questo dato è sicuramente condizionato dall'aiuto di Stato dall'Italia. Per l'ultima slide, questa è una rappresentazione per settori, questo è il dato nazionale. Come vedete, le agevolazioni sono andate a beneficiare, a sostenere maggiormente il settore costruzioni di edifici, a seguire gli altri dati sicuramente di rilievo sono ristoranti, attività di ristorazione, tra l'altro settore che ha ottenuto il numero maggiore di aiuti rispetto agli altri. A livello regionale, qui in questa slide la situazione del Lazio, confermato al primo posto per volume di aiuti il settore delle costruzioni, confermato anche il fatto che il numero maggiore di aiuti è andato al settore dei ristoranti e delle attività di ristorazione, non presente in questo grafico rispetto alla situazione precedente nazionale i bar, gli esercizi commerciali. Ecco, in Lazio ovviamente questa è un grafico di istogrammi condizionato dalle caratteristiche specifiche, diciamo, del sistema produttivo presente sul territorio del Lazio. Trasporto aereo al terzo posto per volume di aiuti e diciamo con un numero di aiuti molto contenuto, sempre per la presenza della grande impresa alla quale facevo riferimento prima. Questa è la situazione calabrese, confermata al primo posto per volume di aiuti ricevuti il settore delle costruzioni ed edifici residenziali e non residenziali, secondo posto sempre per ristoranti, ritorna nel caso della situazione calabrese a diciamo un importante numero di aiuti ricevuti i cui benefici sono bar e altri esercizi similari. Ecco, evidente che in questo caso la dimensione media degli aiuti è piuttosto contenuta perché il numero degli aiuti è elevato. Ultima situazione, Molise, anche qui confermato al primo posto il settore delle costruzioni, al secondo posto produzione di gas. Come vi dicevo, ovviamente queste informazioni sono caratterizzate, insomma risentono delle caratteristiche del sistema produttivo territoriale. Ultima slide, così un elenco, diciamo, delle misure. Ecco, dei principali soggetti, la top 10, diciamo, dei soggetti che hanno concesso nel 2020 più aiuti di Stato. Le righe evidenziate in verde fanno riferimento a interventi agevolativi notificati nell'ambito del temporary framework, sempre al primo posto le garanzie, ma insomma è anche presente con un volume significativo di aiuti il Ministero della Cultura con la misura di ristoro all'Agenzia di Viaggi e Tour Operator.
Io ho completato e sono naturalmente a disposizione, insomma, per domande, osservazioni, integrazioni. Grazie mille, dottoressa Sansone. Passo velocissimamente la parola alla professoressa Francesca Di Virgilio, così che corriamo un po', mi taccio su altre cose che mi piacerebbe dire, però abbiamo davvero poco tempo adesso. Grazie dottoressa Picci, spero di recuperare tempo, quindi da organizzativa, materia che parliamo sempre del timing, quindi spero di recuperare. Allora, grazie Grazie, per ma insomma. l'intervento, grazie per la presentazione e soprattutto alla dottoressa Picci e all'Istat per questa opportunità di dare voce al territorio. Il mio intervento si focalizza su uno spunto dato dal Ministro proprio in fase di apertura, con una lente ovviamente unica sulla regione Molise, sulle opportunità di crescita e di sviluppo oltre l'emergenza. Sicuramente l'Industria 4.0, oggi Transizione 4.0, rappresenta uno strumento articolato e di grande importanza per un territorio regionale come il Molise. I dati del resto delle presentazioni precedenti mettono in evidenza una realtà formata da piccolissime, piccole e medie imprese, nella maggior parte dei casi family business. Quindi l'aspetto culturale delle relazioni all'interno della regione cambia contenuto anche dal punto di vista dell'utilizzo degli strumenti. L'Industria 4.0 diventa trasversale per tutte le dimensioni aziendali. Il mio intervento si focalizzerà sulle competenze, perché molto spesso l'Industria 4.0 viene ricordata, utilizzata, ci si sofferma in diversi tavoli di lavoro, soprattutto per gli aspetti di natura economica finanziaria. Quindi l'importanza del credito d'imposta per le aziende, il super e l'iperammortamento, la ricerca e innovazione e soprattutto sull'innovazione green. Strumenti che consentono alle aziende di usufruire, quindi dal punto di vista economico o finanziario, delle agevolazioni. Ma qual è il vero driver in una regione piccola in termini di territorio e soprattutto di attività, dove le imprese hanno principalmente una vocazione nel settore agroalimentare? Riveste una grande importanza il ruolo delle competenze, partendo appunto dalle family business, che rappresentano l'intelligenza naturale, il talento degli imprenditori sul territorio a continuare avere un approccio resiliente in queste fasi, anche durante il Covid. L'Industria 4.0 come concetto nasce nel 2011 in una fiera in Germania di Hannover e molto spesso si associa unicamente dal punto di vista organizzativo all'innovazione dei processi o alla digitalizzazione. Invece l'Industria 4.0 è una reale rivoluzione che pone al centro nei sistemi organizzativi il ruolo degli ecosistemi aziendali. Ecosistemi aziendali dove più attori in maniera sinergica contribuiscono allo sviluppo del territorio e allo sviluppo economico. Nell'industria 4.0 un grande driver è dato dalla formazione. Anche su questo non mi soffermo molto perché era già emerso in uno dei primi interventi della dottoressa Pannaccione. Ma sulla formazione, oltre ai contributi appunto di tipo economico, quali sono i reali contenuti che possono diventare il driver per la crescita? Le competenze trasversali prendono un'eccezione propositiva e soprattutto produttiva e proattiva quando il focus è sulle soft skills, cioè la creazione di una serie di sviluppo, la creazione di una serie di attitudini, lo sviluppo di alcune attitudini delle risorse umane all'interno dell'organizzazione e soprattutto anche in fase di recruitment. Quindi in questa slide la dimensione organizzativa diventa fondamentale per fare un check-up organizzativo mirato su quelle che sono le risorse umane interne,
quali potrebbero essere i reali agenti di cambiamento e tutte le azioni di rinforzo e di follow-up che la formazione 4.0 può portare in termini di crescita, dove la risorsa umana diventa centrale. Ecco perché una risposta come lo smart working diventa uno strumento poco utilizzato nelle piccole e medie imprese, dove la risorsa umana ha bisogno di essere presenza e quindi di essere azione proattiva all'interno delle proprie realtà. Assume importanza intelligenza emotiva e soprattutto le attività di team management. Del resto è una delle formazioni più utilizzate da parte delle imprese. In questo quadro sinergico assume sicuramente importanza il ruolo dell'università nella nostra regione, come si prepara e come affianca le aziende, sicuramente attraverso attività del placement, io sono anche delegata al placement e al trasferimento tecnologico, quindi lo vivo giornalmente, con strumenti storici come tirocini, curriculari, extracurriculari, ma soprattutto rafforzando nelle aule universitarie e preparando nuove risorse umane da mettere sul mercato del lavoro regionale e nazionale attraverso una serie di azioni mirate sulla crescita e il potenziamento delle soft skills, attraverso il servizio di My Employability, un servizio sempre attivo che consente agli studenti di costruire un proprio curriculum vitae strutturato sulle proprie, mettendo in risalto le proprie soft skills, laboratori di scopri talento, dove il talento diventa una soft skill sempre più richiesta sul territorio, non solo regionale, e infine le esperienze da ponte con i My Job Experience, quindi di un contatto diretto e costante attraverso anche Career Day con le aziende territoriali, ma con un network ben consolidato anche a livello nazionale. Perché qual è la proposta progettuale partendo da queste due grandi dimensioni, una aziendale, l'altra universitaria, legata alla formazione 4.0. La proposta progettuale è formare in Molise un competence center per l'industria 4.0, così come la best practice nata in piena pandemia a dicembre 2020 in Lombardia, di una piattaforma di risorse per far entrare le piccole e medie imprese a contatto con la tecnologia, quindi aiutarle e sostenerle in questo percorso della transizione tecnologica. In questo network, ruolo focale rappresentato in Lombardia dalle imprese private, dalle quattro università, dall'ente pubblico e supporto con 22 milioni di euro del Ministero per lo Sviluppo Economico. Come docente universitaria attiva nel settore del placement, il progetto è guardare alla ripartenza anche del nostro territorio e delle nostre imprese, può che può soltanto seguire questa strada, cioè quella della costruzione di network consolidati che consentono in maniera sinergica di affrontare questo periodo di transizione, quindi di affrontare in maniera proattiva più che in passato lo sviluppo economico delle imprese del territorio e quindi dell'intera regione. Ci sarebbero altre cose da poter sviluppare, però io preferirei sintetizzare con quest'ultima slide il mio intervento, di non soffermarmi oltre, perché mi fa piacere lasciare soprattutto lo spazio alla Molisana, una delle aziende leader nel nostro territorio, nel settore agroalimentare. Ovviamente resto a disposizione per interventi, domande, in questa fase anche nei momenti successivi. Grazie mille, professoressa Di Virgilio, davvero ci sarebbe da parlare insieme di su tutte le vostre relazioni, ma questa volta il tempo è davvero tiranno, però magari continuiamo a farlo comunque. Passo quindi velocemente la parola al professor Reina, e al quale chiedo anche a lui di essere il più sintetico possibile, so che mi accontenterà. Grazie mille, professor Reina. Grazie a tutti. Mi sentite? Sì, vero? Ok. Quindi grazie a tutti e ringrazio soprattutto appunto l'Istat per l'opportunità che ci dà di fare questo spaccato, di intervenire in questa sessione, diciamo, parallela così importante per i temi trattati e per gli ospiti coinvolti. Quindi ringrazio nello specifico
la dottoressa Picci e il dottore Binetti che hanno voluto che questa cosa accadesse. Ringrazio tutti, in realtà il tema sarò supportato dalla voce, nel senso che non avremo slide, quindi questa è una prima cosa importante nel contrarre forse i tempi, e vorrei concentrarmi su alcuni aspetti che sono stati già tratteggiati all'inizio della nostra presentazione dalla dottoressa Picci, come abbiamo provato a immaginare questo intervento. In realtà l'intervento devo dire che è stato un po' stravolto sentendo un po' la presentazione della dottoressa Panaccione prima e del dottore Binetti dopo, perché evidentemente il tema che volevo trattare era quello appunto del cambiamento e riorganizzazione possibile nelle nostre imprese, il tema collegato al valore della persona nella capacità di erogare servizi a valore per la comunità, per il territorio, e infine appunto il ruolo della formazione per lo sviluppo del personale, ma anche per lo sviluppo organizzativo e infine per quello che riguarda la nostra società. In realtà questi temi sono tutti quanti fortemente interconnessi, partendo dal fatto che è evidente come i driver del cambiamento portano a fare processi complessi di cambiamento nelle organizzazioni di qualunque tipo, private, pubbliche e no profit. In realtà una prima cosa forte che vediamo è che stanno continuamente, in termini forti, stanno cambiando quelli che sono, lo scenario competitivo ha determinato una serie di cambiamenti importanti. Il primo è quello della riduzione della forza lavoro, riduzione un po' indotta dalla logica legislativa, altre volte invece dalla logica di carattere organizzativo. Su questo poi ritorniamo tra un pochino. Ovviamente è cambiato il modo di lavorare, perché la forte digitalizzazione, il cambiamento tecnologico, il fatto che si parli adesso di temi collegati anche alla antropologia digitale fanno sì che in qualche modo il tema della tecnologia cominci a essere pervasiva e alcune volte anche impaurente, se così possiamo dire, cioè fa paura questa nuova tecnologia. Ma è evidente che questa cosa può funzionare solo attraverso il fatto che ci sia ora anche una relazione nuova con le persone. Quindi tecnologia non come fattore di paura, ma come fattore invece di miglioramento delle capacità di fare servizi a valore per il territorio. Infine, l'altra cosa è quella collegata alla semplificazione delle strutture, ecco perché l'organizzazione. Il fatto che ci siano strutture che stiano cambiando, che devono essere molto più snelle, in cui c'è bisogno di semplificare la gerarchia e quindi andare verso un processo di managerialità diffusa. Dicendo queste cose, ovviamente mi rendo conto, nel momento in cui le dico che in realtà bisogna collocarle molto bene nello spazio. Abbiamo visto dalle precedenti relazioni come le imprese, la dimensione delle imprese, le caratteristiche delle imprese siano diverse nei tre territori specificamente definiti, ma sono evidentemente differenti anche per settori, non solo per dimensione. Quindi questo impone di immaginare differentemente, di vedere in maniera adattiva questi processi e questo ragionamento che stiamo facendo. Però è evidente che in tutte queste riflessioni la prima cosa è che la tecnologia non può in qualche modo sostituire le persone, ma anche deve essere solamente di carattere aggiuntivo. Nonostante appunto ci sia un forte impatto tecnologico, l'automazione di per sé non permette di costruire successo duraturo per le aziende di qualunque tipologia esse siano. Anzi, proprio per riflettere su questi aspetti, non possiamo non considerare quello che in realtà usciva fuori dalle parole di un famoso studioso di qualche tempo fa, che diceva in realtà Pinker, che nel 2007 diceva: la principale lezione che possiamo trarre da circa 40 anni di analisi sull'intelligenza artificiale è che i problemi difficili sono facili e che i problemi facili diventano difficili. Cosa volevo dire con questo modo? Volevo rappresentare il fatto che mentre è molto facile identificare attraverso il big data una serie di movimenti che possono avere, ovviamente movimenti che possono avere in qualche modo i mercati, è molto più difficile da fare al robot e all'intelligenza artificiale cose semplici, per esempio tutti i servizi alla persona. Attenzione, questo è un tema importante che in realtà ribalta in qualche modo il concetto del lavoro e il modo in cui il lavoro può essere sviluppato all'interno delle nostre organizzazioni. E allora è evidente che da questa operazione la riorganizzazione è l'unica soluzione per il miglioramento, ma è un'organizzazione che passa attraverso le persone. Ecco perché le persone sono fonte fondamentale di sviluppo e di ripresa organizzativa. Ovviamente se questa cosa finisce per essere un'attenzione che le nostre imprese mettono. E mettono attenzione a prescindere dalla dimensione,
perché la capacità, abbiamo parlato prima, la collega ha parlato ovviamente dell'intelligenza, no? Dell'imprenditore, della capacità del family business di fare sviluppo sui mercati, ma attenzione, l'imprenditore è solo, e la competizione e la globalizzazione delle imprese in questi contesti molto più vicini, perché un effetto sicuro è quello della connessione, una rete digitale comune e mondiale che ci accomuna. Quindi il fatto che ci sia una capacità di collegarsi spazialmente e temporalmente dovunque nel mondo fa sì che in realtà anche quell'intelligenza, che ovviamente giustamente evidenziata dalla collega, debba essere aiutata, supportata dalla capacità e dalle conoscenze dei collaboratori e dei dipendenti. Attenzione, su queste operazioni lavoro molto anche in termini lessicali. Attenzione al termine dipendente. Dipendente è un'operazione un po' delicata. Senza entrare nella logica del diritto del lavoro, ancora non voglio entrare, il dipendente dipende. Allora, attenzione, perché in quella logica che dicevamo prima, in cui la gerarchia comincia in qualche modo a ridursi e quindi avere una forma di delayering, cioè di semplificazione delle strutture, l'imprenditore, anche per quelle cose che dicevo prima, non può restare solo, deve fare squadra con i propri collaboratori, i propri dipendenti, che però non possono semplicemente dipendere, ma essere capaci anche di formulare, fornire degli stimoli, degli spunti per successive implementazioni. D'altronde è evidente che tutto il sistema industriale del nord, nell'Emilia Romagna nello specifico, laddove chiaramente il settore produttivo è quello delle macchine che fanno macchine, no? Quindi tutto il problema collegato alle aziende manifatturiere, sono nate e sono cresciute sulla capacità di operai che sapevano aggiustare meglio quei meccanismi, che potevano poi rivendere alle grandi aziende internazionali, anche americane, e fare profitto. Quindi cosa voglio dire con questo? Che da sempre la capacità innovativa delle persone di qualunque estrazione all'interno delle imprese ha fatto il successo dell'impresa. Occorre che questa cosa però sia messa a fattor comune. E questa è una cosa sulla quale riflettere, perché in realtà, dei dati che vediamo, la logica della formazione è una logica sulla quale nel 2018, dati raccontati, narrati, riportati stamattina, la Calabria, per esempio, però lo spaccato sulla Calabria, sembrava fare una serie interessante di investimenti. Nello specifico mi sembrano interessanti soprattutto quegli interventi che non erano ovviamente di formazione ovviamente guidata, necessaria e obbligatoria. Ma anche su questo, però, il confronto del dato orora sentito mi fa immaginare che la maggior parte della spesa per formazione è stata riposta su competenze tecnologiche e tecniche, scusate, sull'organizzazione del lavoro, e solo al terzo posto, in Calabria sto parlando ovviamente, se ricordo bene i dati mi aiuteranno ovviamente i colleghi dell'Istat, e solo sulle competenze relazionali. Successivamente, in ordine molto più basso nella classifica, nell'ordine da 1 a 3 fondamentalmente, ci sono le competenze manageriali, quelle di problem solving, quelle di lavoro di gruppo e relazionali. Cosa voglio dire con questo? Che mi sembra evidente che, almeno dai dati, la formazione utilizzata in Calabria sia più sulle hard skill che sulle soft skill. Apparentemente le cose che diceva prima la collega, le soft skill che dovrebbero essere fattore competenziale e di competitività per le imprese, apparentemente dai dati sembra che in Calabria non siano molto avvalorate. E lo dimostra un altro dato, il dato collegato all'utilizzo a quanto in qualche modo il cambiamento è intervenuto nella pandemia, laddove, evidenziava il dottore Binetti, c'è stato al primo posto la riduzione del numero di dipendenti. Allora, la riduzione del numero di dipendenti, stiamo parlando di un effetto molto complicato che è quello della pandemia, ma attenzione, ridurre il numero di dipendenti e lavorare soprattutto sui processi di lavoro e sugli spazi, ancora una volta non lavora sull'uomo, ma lavora sulla macchina organizzativa. Allora, la macchina organizzativa è sicuramente importante, ma potrebbe finire per, riducendo ovviamente gli organici, per creare effetti di lobotomizzazione della capacità costruttiva e creativa delle imprese, che invece hanno bisogno della guida imprenditoriale e della capacità di stimolo dei collaboratori.
Tutto questo per dire in realtà che è inevitabile immaginare di investire e impegnarsi nella formazione. Spero che dati del 2018 li possiamo rivedere nel 2021 e 2022, diciamo, e quindi che la Calabria possa affrontare nuovamente il tema della formazione, magari con maggiore coinvolgimento sulle soft skill rispetto alle hard skill. E l'altra cosa fondamentale è che è possibile in qualche modo, se in passato rendere il lavoro, diciamo, il lavoro intellettuale, lo sforzo importante sarà rendere il lavoro intellettuale in qualche modo produttivo, così come è stato in passato per il lavoro manuale, che è diventato invece, no, con la manifattura e con la tecnologia, ovviamente un lavoro che ha creato tante e tante offerte. Io vi ringrazio per l'opportunità, spero di essere stato nei tempi, ho fatto una fuga sulle cose che vi ero segnato, ma spero che in qualche modo gli stimoli possano essere tanti, e resto comunque a disposizione per ulteriori domande e risposte. Grazie e buona continuazione. Grazie mille professorina, è stato bravissimo. Adesso in attesa di, perché prima era collegato, forse è successo qualcosa, il dottor Freda in realtà del Pastificio La Molisana, non riusciamo a comprendere bene che cosa sia accaduto, adesso non lo vediamo più, però possiamo magari rispondere all'unica domanda intanto che è arrivata, che viene dalla dottoressa Toro dell'Enea, che ci chiede se esiste un dettaglio rispetto alla dimensione di impresa delle analisi. Si riferiva alla presentazione della dottoressa Panaccione, quindi Roberta, se vuoi, puoi intanto rispondere, grazie. Sì, certo, i risultati sono anche disponibili per numerosità degli addetti, in particolare, i risultati che si scaricano che si possono visualizzare e scaricare dal sistema informativo dedicato ai censimenti si possono analizzare per dimensione e si possono isolare anche le piccole e medie imprese, le grandi imprese. Quindi invito chi vuole approfondire a consultare il sistema informativo che è disponibile sul web. L'indirizzo è http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it. Lo troverete sicuramente più facilmente navigando sul sito dell'Istat. Sì, volevo aggiungere che magari insieme al resto del materiale che metteremo a disposizione certamente possiamo preparare una slide con tutti i link, sia i fascicoli delle imprese regionali, sia le due indagini Covid, sia tutte le banche dati Istat da cui è possibile appunto prendere i dati. Purtroppo non riesco a comprendere se è stato risolto il problema con la Molisana. Mi dispiacerebbe molto veramente non riuscire ad avere il loro contributo, ma aspettiamo qualche minuto ancora. Se c'è qualche altra domanda, siamo, diciamo, qui disponibili a rispondere a questo punto immediatamente. Intanto vorrei aggiungere, intanto ringraziare tutti, così mi porto avanti coi tempi, tutti i relatori e tutti i colleghi che hanno avuto la pazienza di stare ad ascoltarci fino ad ora. Mi dispiace molto, abbiamo dovuto un po' correre, ma io spero che ci siano altre occasioni anche di lavorare insieme, di scambiarsi idee, ma anche di iniziare a pensare di andare a studiare qualcosa in particolare proprio sulla base dei dati che Istat ha e che sono davvero tantissimi. Quindi in assoluto, se c'è qualcuno, insomma, dei nostri uditori che è anche interessato
oltre ai nostri relatori a contattarci per questo, siamo assolutamente disponibili. In fondo alle slide troverete gli indirizzi mail dei colleghi che hanno relazionato e quindi potete tranquillamente rivolgervi a loro per eventuali informazioni e poi sarà nostra cura ricontattarvi appena possibile. Direi che purtroppo con la Molisana ci sono evidentemente dei problemi tecnici e a questo punto i miei ringraziamenti e i miei saluti sono, diciamo così, definitivi. Mi dispiace molto perché era un'occasione, appunto era assolutamente interessante avere una testimonianza da un territorio e da un'impresa che è assolutamente legata al territorio e come dicevo prima e anche all'italianità. Magari avremo anche in questo caso altra occasione di sentirli. Quindi ringrazio tutti, vi saluto e ci vediamo presto, spero, in qualche altra occasione. Grazie a tutti.